Eccoci ragazzi, come state tutto a posto? Siamo qua per un nuovo video. Io sono Bruno Bardalez e questo è il mio canale. E oggi ragazzi faremo un super allenamento con una guest star che voi già conoscete bene, avete già visto qualche volta. Adesso ve la presento. Boh ragazzi, eccola qua la nostra Isabel Zanoletti, pronta per l'allenamento di oggi. Isa, raccontaci un po' come sta andando questi mesi, perché sei diventata una, come si può dire, una pro, tra virgolette. No, però sto andando bene, mi sto allenando da un po', da circa un mesetto e mezzo bene. Mi sento molto meglio in realtà a livello di energia e sto intravedendo qualche muscoletto che non ho mai visto in 30 anni, quindi sono super pumping, sono super yeah. E oggi si allenerà con me. Totalmente, cioè faremo un allenamento uguale, identico. L'unica cosa che cambierà saranno più o meno i pesi o alcune ripetizioni. Adesso faremo un lavoro di forza in cui dovremo fare 3, no, 5 round di 10 step up per gamba, ok? L'altezza della nostra sedia è di 45 cm, ok? È quasi l'altezza media, l'altezza standard per un box per una ragazza, ma più alto di così non ce l'abbiamo. Subito dopo finito dovremo fare 30 secondi di one leg gluted bridge hold, gamba sinistra, Subito 30, dopo. sì, subito dopo, e poi avremo 2 minuti di pausa e lo dovremo rifare 5 volte. Ok, allora il peso, come vi dicevo, è una delle prime volte che faccio step up, che il dottore mi ha detto che adesso puoi fare tutti i movimenti, quindi non ci andrò molto pesante. Isabel farà la stessa cosa con me, ovviamente, solo cambieranno il peso. Sei pronta, baby? Sì, non mi ero organizzata per quello dopo. Cos'è che è quello dopo? One leg gluted bridge. Però hai le viti. No, non le viti, è normale. Ah, cazzo. Vabbè, ok. Easy. Raga, vi dico una cosa: iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per essere pronti per tutti i video che usciranno, ok? Che dobbiamo volare qua, siamo quasi a 200. Vamo, raga, datemi un po' di supporto. Inizio con la prima, intanto. 10 per gamba, eh. Porco cacca, mi gira bene sto bilanciere. Vai. Tre, due, uno, go. Glutei da modella, amore. Esatto. No, però raga, è importante poter avere la forza o comunque equilibrare le forze di tutte e due le gambe. Perché questo periodo che ho cominciato a fare un po' di squat così lo sento che spingo più con una che con l'altra. Quindi devo fare in modo che siano tutte e due uguali. Grande così, super gluteus. Bene? No, così mi piace. Ti sembra di cedere, Isa? Bevi, che Come? salto di sedere? Come? Vedi, se non ce la faccio più. Manca poco. Operazione Big Boots. Big Boots. Stop. Ok. Primo round andato. Per fare l'ultimo giro ho fatto 4 giri con 35 kg, 10, 5, 15, sì, 35 qualcosa. E l'ultimo invece farò 10, 20, 30, 40, 45. Vediamo. Figa, raga, questi 45 sono sentiti, eh. Non è tanto peso, ma può essere, secondo me, un ottimo sostituto se non avete tanto peso a casa, fare squat, perché comunque il range di movimento è molto simile, però se siete a casa, raga, non avete tanto peso e volete comunque lavorare le gambe, soluzione molto buona potrebbe essere gli step up, capito? Una sedia, un banco, comunque si trova, potrebbe essere davvero molto interessante da provare e inserirlo anche nella vostra programmazione. Ok ragazzi, l'abbiamo finito. Isabel, ci ha mollato l'ultimo round. Baby, cos'hai da dire? Che i tuoi workout sono lunghissimi. Beh, c'era un po' di volume da fare. Allora, adesso dovremmo fare 10 bent over row, ok? E 10 più 10 pull down con un solo braccio. Adesso vi farò vedere i movimenti, ok? Esatto.
Oh merda. Vai, farò con te due le braccia, se no, se non riesci. Guarda, guarda. Vai. Ok, ragazzi, in questo caso, come la Isa, non riuscite, prendi un bastone, inserite il bastone in mezzo, ok? E l'afferrate poi con due le vostre braccia. Non troppo largo, bevi la ragazza alle tue spalle. Voilà. Porta leggermente avanti il peso. Cosa vuol dire? Il corpo leggermente in avanti. Così? Brava, sì. Ma prima se mi vedere qua sono tutta strana. Brava. Chiudi bene le scapole, eh? Brava, sweetie. Mi stai prendendo il mio profilo peggiore, tra l'altro. Sono super concentrata. Vedete? Legato. Bastone. E via. Bruno, con questo fascino selvage, così, con la bandana, la camicia e este cuerpazo, faccio un vento overro così. Aspetta, no, mi devo togliere la maglietta però. No, baby, ti prego, con la camicia fai stradire, ti prego, fallo con quella, ti scongiuro. Sei più un falegnato. Figa, gli ho fatto... Sembri un po' un attore che... Gli ho fatto deadlift, raga. L'hai fatto così, deadlift? No, in palestra. In questa camicia? Raga, sembra l'inizio di un porno. Ma no! No, che sono da bagno. È l'unica cosa che mi sostiene asciutto. Ma non voglio bagnare. Secondo giro fatto. Ne manca solo una, raga. Sono morto oggi. Anch'io, Bruno. Io ho fatto deadlift e oggi ho la zona lombare super affaticata. Stavo facendo prima il bent over row, ero lì così. Non riuscivo a stare dritto. Raga, questo è l'effetto di due round così. Oh, baby, se sei spesso. Gigantesco. No, aspetta, spostati un po', fammi vedere. Vado, cioè, in queste tette. Ok, raga, dopo il pumping di oggi, che non abbiamo fatto tre giri, ma ne abbiamo fatti quattro, quattro. Ed è l'ultimo round. Anche la padre ha fatto quattro, ovviamente. E da specificare. Certo. No. Perché prima, il primo round, ho fatto un giro in meno. E invece in questo è stato giusto, abbiamo fatto quindi 5 il primo round, 4 il secondo round. Adesso faremo un workout, un EMOM di 20 minuti, in cui faremo 12 thruster, 35 kg. Non so che era. 60 double under. 12 toes to bar. Chiudiamo il tuo dito. Sbarra, esatto, e 15 burpees, ok? Quindi 12-60, 12-15. Isabel farà, ovviamente un peso più leggero, farà 8 thruster, 30 salti con la corda, 8 knee to chest e 8 burpees. 5 erano sui 5, vabbè, 5. Dai 5 agli 8, lei poi deciderà quanto. Cioè, a dire che io ho un particolare problema con i burpees. Quello è la corsa, sono i suoi talloni da kill. Poi per il resto è potentissimo. Potentissimo. È gigantesco. Quindi raga, niente, stiamo per iniziare. Spero che il video vi stia piacendo. Se vi sta piacendo, ragazzi, ricordatevi di lasciarmi un bel like, ok? Per spingere questo video, ragazzi, e farlo vedere a più persone possibile. Quindi stiamo per iniziare. Come al solito, come vedete, il mio Polar per vedere quanto andrò. E la mia applicazione sul telefono di Polar Beat Cross Trainer. Stiamo per iniziare. Hey, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate applying my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably dollar sign. Got the energy to win it, my nigga, I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. I'm everything that they ain't, it can't be, it won't be. Wanna see me fall, I can't go, I won't leave. Coming from the block with plain clothes and police. Straight up to the top with bankrolls and rollies. Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky. Come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky. Come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a
That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ayy, 12 can't really stop shit, so I'm still pushing like a mosh pit. Ice dripping, think I'm hot shit, in a yellow bucket with a mop stick. I've been jugging jams like wholesale, everything must go sell. Hitting bitches with the old well, need a 100 milli on the low scale. On my worst night, I'm the best nigga, wouldn't mess with you, couldn't cap to him. Homie spotted me like 700, brought 1100 right back to him. If I can't do it, then it ain't real, I just make dollars, I don't make deals. I've been going hard in the paint still, blowing kush clouds till I can't feel like. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal. Ok raga, abbiamo finito l'allenamento, è stato super divertente, non è stato troppo pesante, il giusto. Cosa ne pensi, Bey? Ma no, dai, ci stava. Ci stava? Sicura? Sì, è solo che io sono più carica la mattina del pomeriggio. No, ok. Però no, ci stava. Vi dico una cosa solo, la parte che ho sofferto di più è stata il double under, perché martedì sono andato a correre, l'ho fatto 9 km. Mi è venuto un male ai polpacci pazzesco, perché erano tipo 3 settimane che non andavo a correre. Ho detto vabbè dai, facciamo una corsetta, 50 minuti, era il tempo che dovevo fare, ho fatto 9 km. Raga, ma voi non avete capito che male ai polpacci che avevo fino ad oggi? Ho detto vabbè, saltiamo così magari sciogliamo un po' e passa. Un cazzo, mi fa ancora più male. Allora, adesso siamo al momento della merenda. Vi faccio vedere Pea Protein Isolate, ok? Della My Protein. Vi dico che per uno scoop, quindi 30 grammi più o meno, abbiamo 24 grammi di proteine e su 100 grammi 80, quindi ha un buon potenziale e non sono male. Adesso vi faccio vedere come preparo io la mia merenda. Allora, siccome questi scoop sono sempre un po', dicono che sono 30 grammi, ma sono sempre un po' di più, io cerco di pesarlo sempre. Ma non lo metti nello yogurt? 30, certo. Con lo yogurt. Yogurt di cocco, 153, quindi sono 121. Mescoliamo il tutto. Pastosa. Forse ci vorrà un altro yogurt. Aspetta, secondo me dovresti fare 15 grammi con uno yogurt. Oh no. Ed è buono. Andiamo. Vediamo. Ma no, non è buono. Mi sa di polvere. Sa di polvere con un retrogusto di Bimbo al cocco. Raga, buonissima, consigliata da Bruno. Allora raga, se ci mettete 30 grammi usate almeno 250 grammi di yogurt, perché con 125 era un po' troppo poco. Sì. Ci metti un po' di cereali? Adesso sì. Quindi 250 grammi raga di yogurt per 30 grammi di proteins. Allora ragazzi, tanto che io mi gusto la mia merendina, quindi 30 grammi di cereali, 250 grammi di yogurt e 30 grammi di proteine del pisello, bomba, davvero molto buono. Buonissimo. Vi ringrazio di cuore per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto un sacco, anche perché la nostra ospite speciale Isabel, che è entrata dentro gli allenamenti, l'avete vista allenare, avete visto quanto è migliorato, ragazzi, ve lo assicuro, da quando è iniziato adesso è tutta un'altra persona. Adesso vi saluterà anche lei. Grazie mille per aver guardato questo video, sono super contenta dell'allenamento, in realtà di come sono migliorata nel corso di questi 2 mesi, perché in realtà ho iniziato solo 2 mesi fa in maniera seria. Raga, una cosa, non vorrei interrompere la padro, ma l'allenamento sapete che lo fa? Ovvio, lui. Io. E ovviamente, ne approfitto. Raga, se siete interessati per personal training, lascio la mia mail nell'info box, scrivetevi se siete interessati. Vai, fammi un po' di pubblicità però. È vero, no, è bravo. niente, quindi la prossima volta che farò un altro video con Bruno, quando farò 40 kg di back squat, vi lascio al Bruce e vado a fare la mia merendina con le lenticchie.
Raga, se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella delle notifiche. Ci vediamo settimana prossima per un video che sarà veramente veramente figo, raga. Faremo qualcosa di diverso, non sarà CrossFit, sarà qualcosa di diverso, molto interessante. Diciamo, ho avuto il piacere di conoscere questa persona che ha fatto questo sport per tanto tempo, me lo farà provare, mi farà un po' capire che cos'è e sarà veramente interessante, quindi non perdetevi la prossima puntata perché sarà di puta madre. Ci vediamo settimana prossima ragazzi, un abbraccio, passate una bella serata, lo quiero mucho.